difficile, ma dobbiamo essere ottimisti. È la voce dei commercianti del centro a Torre del Greco. Ai microfoni di TV City evidenziano le difficoltà del momento, ma si dichiarano fiduciosi per il futuro. È fondamentale, dicono, incentivare il commercio locale. E in attesa dei saldi estivi, che quest'anno saranno posticipati probabilmente ad agosto, incentivare la clientela con sconti e promozioni. L'importante è aprire, poi le cose si aggiusteranno man mano, bisogna essere ottimisti perché chi fa questo lavoro deve essere ottimista, perché sennò le cose non vanno bene. Comunque io penso che le cose andranno bene sicuramente, perché la gente deve e vuole vivere. Siamo stati chiusi in casa 2 mesi e sono stati dei mesi terribili per tutti quanti, non solo per le attività commerciali, ma penso per chiunque. E quindi ci dobbiamo riprendere alla grande. Io spero Torre del Greco faccia un passo in avanti rispetto a prima del Covid-19, ma penso che tutta l'Italia si deve riprendere, perché l'Italia poi è un paese non bello, ma di più rispetto all'Europa. Quindi problemi io penso che l'Italia non ne avrà. Per risollevare le sorti del commercio qui a Torre del Greco, ma in generale, i commercianti cosa chiedono? I commercianti chiedono che purtroppo il governo non ci è stato vicino, ma penso che non solo a Torre del Greco, ma in tutta l'Italia. Penso che il governo è venuto meno proprio nelle cose essenziali. Ma diciamo che dobbiamo fare forza sulle nostre capacità e sulle nostre forze, non dobbiamo aspettare che nessuno ci dà niente. Chiaramente è un momento difficile, io spero soltanto che si finisca un pochino di comprare sempre online, perché comprare online non fa bene sicuramente alle città. Insomma, noi siamo noi che diamo vita alle città. Qua alle 8 di sera d'estate e alle 5 e mezza d'inverno, se non si accendono i negozi, queste sono città morte. Ma non parlo solo di Torre del Greco, parlo di Milano, Firenze, Bologna, qualsiasi parte. Quindi la gente deve capire che deve comprare nei negozi della propria città o della propria regione, oppure in Italia, non comprare all'estero, perché non va bene per nessuno. Ce l'hanno dimostrato i fatti, quindi non bisogna stare tranquilli, darsi da fare ed essere ottimisti. Dal 18 le attività commerciali hanno ripreso, come stanno andando le cose a Torre del Greco? Le cose vanno un po' a rilento, in quanto la crisi si è sentita in tutti i settori. Per cui siamo un po' fermi. Come secondo lei si può far fronte alla crisi? Mettendo denaro sul mercato. Senza denaro purtroppo le persone, prima siamo a fine mese e poi qua a Torre quasi tutti pensionati e abbiamo a che fare con queste persone e dobbiamo arrangiarci. Il 18 siamo ripartiti e sicuramente non è tornato alla normalità di prima, siamo partiti piano piano, ce la stiamo mettendo tutta, speriamo bene, ci crediamo, anche se è un po' difficile adesso descrivere il lavoro, come stiamo lavorando, ci sono ancora molte restrizioni, la gente ha ancora paura, ce la stiamo mettendo tutta. I cittadini stanno rispettando le regole? Sì, i cittadini, diciamo che sono usciti da un periodo quindi di quarantena forzata di più di 2 mesi, quindi ho trovato le persone molto attente, solo i giovani diciamo un po' più coscienti, però tutto sommato diciamo, la città risponde bene. Per i bar e i ristoranti le difficoltà sono tante. Sì, il lavoro è molto diminuito, non è più come prima, spero che si possa tornare subito alla normalità perché abbiamo una moda di lavoro molto diversa da prima, si lavora molto molto di meno. Secondo lei che cosa si può fare per risollevare le sorti dell'economia e del commercio locale? Bisogna aspettare, dobbiamo aspettare un poco insomma, perché la gente ha ancora molta paura, diciamo, soprattutto nei locali piccoli hanno paura ad entrare e questo non possiamo dargli torto perché abbiamo vissuto un periodo surreale, insomma, quindi ci sta tutta, non possiamo prendercela con nessuno in questo momento. L'auspicio è che le cose tornino lentamente alla normalità e che l'economia torni a girare nella nostra città come per l'Italia intera. Sicuramente
la gente vuole tornare per strada, vuole tornare a frequentare, diciamo, il centro storico, le nostre attività, però ancora molta paura. Siamo fiduciosi nella ripresa, ovviamente la ripartenza non è stata bomba, sicuramente, però c'è ancora tempo, ovviamente siamo nella terza settimana, il reddito di cittadinanza a breve lo pagheranno, purtroppo pagheranno solo pensioni e reddito di cittadinanza, ovviamente le casse integrazioni sono ancora bloccate, quindi economicamente sicuramente questa cosa sta creando un problema, però siamo fiduciosi, abbiamo riaperto, insomma crediamo che la gente della nostra città sicuramente non si dimenticherà di noi. Che cosa fare per risollevare le sorti del commercio locale? Allora, sicuramente quello che dobbiamo fare è quello che avremmo comunque fatto e programmato anche se non avessimo avuto la chiusura del Covid. Sicuramente noi abbiamo un comitato di commercianti del centro che proverà a mettere in atto un po' di situazioni durante l'anno. Sicuramente siamo d'accordo allo spostamento dei saldi perché la stagione ovviamente non è cominciata, quindi riaprire con i saldi sicuramente non è una manna, però faremo sicuramente delle promozioni che agevoleranno anche la spesa per i nostri clienti. E quindi i saldi estivi quando si dovrebbero fare? I saldi estivi in campagna probabilmente adesso saranno spostati al 1° agosto, non più nel mese di luglio, per permettere ovviamente, diciamo, la veicolazione di una parte di una stagione persa. Però noi abbiamo sempre comunque, tutti i commercianti hanno comunque delle promozioni ormai in atto già dall'apertura che hanno permesso probabilmente di acquistare, diciamo, con un po' di scontistica. Facciamo un augurio al commercio locale. Ma guarda, io dico sempre che i miei colleghi sono i miei supereroi. Ovviamente hanno attraversato un momento bruttissimo, quindi gli auguro un fortissimo in bocca al lupo e di non mollare. Perché sinceramente ognuno di noi ha tanti dipendenti e sicuramente ovviamente siamo tutti una famiglia, siamo tutti nella stessa barca, noi non molleremo per noi e per il nostro personale. Una crisi come questa non si è mai vista? Questo è, diciamo, un episodio epocale, sicuramente, ovviamente chi magari negli anni addietro ha vissuto situazioni pseudo similari paragonandola probabilmente a questa non ha riferimenti, quindi è, diciamo, è un mondo nuovo per tutti quanti noi.